All'ambiente stadium di Bisconte ritorna il campionato Under 14 provinciale, ritorna la Fair Play Messina di Mister Gangemi che ospita la GSL Brolesi, reduci dalla vittoria per 2-1 contro l'Academy Sant'Agata. Formazioni Fair Play Messina con Barbaro Bucolo, La Rosa, Giliberto, Costa, Sturniolo, Marino, Salimbeni, Nuccio, Morabito, Carbone. Risponde la GSL con Ricciardo, Franchina, Pulella, Ricciardi, Tumeo, Paterniti, De Luca, Bonfiglio, Corturillo, La Monica, Giad Chi. Immagine a cura di Riccardo Giullentano per il fine del primo tempo. Dopo 4 di gioco, lancio di Bonfiglio in zona Glad Chi. Subisce il fallo da Barbaro, questo è calcio di rigore, ma l'attaccante nero-verde deve alzare bandiera bianca. Infortunio, finisce così la sua partita. Rivediamo nel frattempo a Ralenti il lancio in area di rigore, poi l'intervento subito dal calciatore della GSL che al quinto all'occasionissima di trovare il gol del vantaggio e riesce a farlo. Trasforma Bonfiglio dagli 11 metri, 0-1 in via Polveriera. Al tredicesimo il Fair Play reagisce col lancio di Costa in zona Carbone, palla dentro per Marino che viene però chiuso in calcio d'angolo dalla retroguardia ospite. Minuto 23, nuovamente la GSL, una rimessa laterale, finisce in zona Corturillo, in area la girata di prima intenzione, trova solamente il fondo. Minuto 30, ancora Corturillo protagonista a destra, ci mette fisico e corsa per passare su due avversari, cerca il pallone sul secondo palo dove Bonfiglio trova soltanto Barbaro alla respinta. Minuto 33, cambio per il Fair Play Messina, esce Morabito ed entra Sciriberto. Finisce di lì a poco il primo tempo, la formazione di Mister Cangemi è sotto 0-1, la GSL vince grazie al calcio di rigore di Bonfiglio. Partiamo col film della ripresa, 35esimo nell'intervallo, esce Barbaro dentro Molonia, al 48esimo fuori La Rosa e dentro Bernava. Minuto 52, GSL che ha l'occasione, la sfera arriva a Bonfiglio, conclusione che però finisce sballata sul fondo. Minuto 57, calcio di punizione in casa Fair Play Messina, Sturniolo manda oltre la traversa. Minuto 62, bianconeri che cercano il gol del pareggio, c'è una spazzata in zona Nuccio che trova la conclusione, quella vincente, quella col destro che fissa il risultato sull'1-1. Si rifanno sotto dunque i padroni di casa quando mancano 8 minuti alla fine della partita. C'è ancora un cambio, esce Marino al suo posto Mirazzo, ultima occasione però da parte della GSL, calcio di punizione affidato a Bonfiglio. Momento topico della partita, il numero 10 sistema il pallone, siamo 17 metri dalla porta, cerca di aggirare la barriera, trova anche la complicità dell'intervento dell'estremo difensore e allora al triplice fischio la GSL che vince a Messina, lo fa per 2-1. Amici di Wii Sport, un cordiale saluto e come sempre alla prossima. Juventus.